Ciao, sono Valentina e in questo video vorrei darvi qualche consiglio su cosa vedere e fare a Marrakech. Per prima cosa ho individuato 8 punti sui quali soffermarsi durante la propria permanenza a Marrakech. I punti sono 8, partiamo proprio dall'ottavo, le tombe saadiane. È un sito all'interno del centro della città, all'incirca lo si può visitare in un'oretta perché il sito non è estremamente grande. Al settimo posto ho posizionato la moschea della Koutoubia. È una moschea che per i non musulmani non può essere visitabile al suo interno, però è carina da vedere dall'esterno e secondo me una bella prospettiva la si ha guardandola attraverso il parco ad essa adiacente. Al sesto posto posizionerei Palazzo El Bahia. Ha delle scale interne che portano ad una terrazza dalla quale è possibile vedere la città dall'alto, con stagliati all'orizzonte i monti Atlas. Inoltre qui nidificano le cicogne, quindi vedrete tante cicogne e tanti loro nidi. Al quinto posto posizionerei Palazzo Bahia. Questo palazzo mi è piaciuto tantissimo, infatti siamo state al suo interno diverse ore, perché è un complesso all'interno del quale ci sono tantissime stanze e giardini interni. Al quarto posto ho posizionato non una cosa da vedere, ma una cosa da fare, ossia l'hammam. Secondo me, se si va in Marocco, non si può assolutamente perdere questa esperienza. Ci sono due modi molto diversi di viverla. Il modo vicino ai locali, ossia entrare in un hammam pubblico e quindi fare una cosa che si avvicina all'assaporare quello che è la vera realtà dell'hammam. Diversamente si può scegliere una via più turistica, che è quella di recarsi in un centro specializzato, acquistare un pacchetto in base alle proprie preferenze e fare questa esperienza in modo più vicino a quello che sono le nostre abitudini e le nostre idee riguardo all'andare in un centro estetico, in un centro benessere per farsi fare dei trattamenti al corpo e al viso. Io personalmente tendo a scegliere sempre le esperienze più vicine a quella che è la cultura locale, ma in questo caso ho deciso di fare questa esperienza affidandomi ad un centro specializzato e devo dire che mi sono trovata estremamente bene. Per questo sotto in descrizione vi lascio il link del centro nel quale mi sono recata. Poi al terzo posto sul podio posiziono i Jardins Majorelle. Questi giardini sono strepitosi, non sono esattamente in centro e per entrare tendenzialmente troverete un po' di file, dovrete portare un po' di pazienza, però vedrete che quando entrerete lì dentro sarà veramente magico. Tutto questo blu accerchiato da cactus, bambù, vegetazione, tutto estremamente curato, vi ripagherà dell'attesa sicuramente. Per me è stato magico vedere i Jardins Majorelle e ci ritornerei subito. Dopodiché, al secondo posto, che è strettamente collegato con il primo, posiziono Piazza Jemaa el-Fna. È la piazza, il cuore pulsante di Marrakech. È molto ve bello vedere come si trasforma nell'arco della giornata. Al mattino è molto sonnolenta, è praticamente vuota e poi col passare delle ore si riempie di bancarelle fino ad arrivare al suo apice nel momento del tramonto e della sera, in cui si riempie completamente di bancarelle, di persone, di rumori, di odori e secondo me è molto bello osservarla anche dall'alto, quindi potrete
andare in uno dei numerosi caffè che ci sono intorno a questa piazza e che tendenzialmente hanno una terrazza, e quindi prendervi un tè alla menta e guardare più tranquillamente la piazza che si muove molto velocemente, rumorosamente sotto di voi. Al primo posto posiziono il souk di Marrakech. Il centro di Marrakech è un enorme mercato a cielo aperto. Sicuramente il souk di Marrakech è il più bel souk del mondo arabo che io abbia mai visto. Ovviamente qui ci colleghiamo al cosa comprare a Marrakech, perché sarà impossibile non acquistare niente in uno di questi negozietti all'interno del souk. Potrete trovare veramente qualsiasi cosa, prodotti per la persona, potrete trovare prodotti per la casa come lampade, tappeti, teiere, hanno delle teiere bellissime, potrete comprare borse di paglia, ciabatte fatte a mano, potrete acquistare spezie e ancora l'olio d'argan. Mi raccomando, vorrei fare una nota sull'olio d'argan e suggerire di stare attenti al dove lo comprate, perché ovviamente in Marocco non c'è la stessa regolamentazione riguardo all'inci, di conseguenza potrebbero vendervi come olio d'argan un olio che in realtà non è 100% argan. Io ho acquistato il mio olio d'argan per me e per le persone alle quali volevo portare un pensierino da Assus Argan, anche qui vi metto il link giù in descrizione. Mi sono trovata benissimo, un olio veramente 100% argan, e la commessa all'interno è stata veramente super gentile e non ha insistito affinché comprassi cose che io non avevo intenzione di comprare, quindi mi sono trovata bene al 100%. Bonus, metto tra parentesi un sito che sta sempre all'interno del centro della città, e si tratta della Medrasa di Ben Youssef. Questa io non ho potuto vederla personalmente perché era chiusa per restauro, e a quanto mi risulta è ancora chiusa per lavori di ristrutturazione. Di conseguenza, se voi state vedendo questo video nel futuro, vi consiglio di inserirla, perché dalle foto che ho visto è veramente un gioiellino anche questa. Cosa mangiare a Marrakech? Ci hanno delle olive buonissime, dell'olio buonissimo, e la cosa ovviamente da provare assolutamente è la loro tagine. La tagine può essere fatta di carne e verdure o anche solo vegetariana, viene cotta in una speciale loro teglia con il coperchio fatto a cono. È un cibo stufato ed è veramente buonissima. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono stati dei piccoli involtini fritti con all'interno il formaggio, veramente speciali. Un'altra cosa da provare è il loro yogurt, che è molto buono, e spremute di arancia, il loro tè, il loro pane. Trovo che siano molto forti e molto bravi nel preparare il pane, e i loro dolci, che sono, è vero, molto molto dolci, però sono buonissimi. Dove dormire a Marrakech? Io sentirei di consigliarvi di dormire all'interno di un riad. I riad si trovano nel centro della città e sono delle strutture molto particolari che troverete solo qui, e secondo me vale la pena dormirci. Al loro interno hanno un cortile con a volte una piscina, a volte una fontana, dipende da quale scegliete. Secondo me è la soluzione migliore per dormire a Marrakech. Come spostarsi? Sicuramente tutti i siti che vi ho nominato sono vicini, quindi se dormite in centro sarà possibile raggiungerli a piedi molto facilmente. L'unico che è più distante rispetto agli altri è quello dei Jardins Majorelles. Di conseguenza potreste decidere se fare una passeggiata lunga, ma io la sconsiglio semplicemente perché
passando ho visto che il panorama non è chissà che cosa e poi c'è un sacco di confusione a livello di traffico, di macchine, clacson, quindi secondo me non risulterebbe una passeggiata così piacevole. Io ho optato per un taxi e l'ho trovata la soluzione migliore, quella che mi sento di consigliare. Quanti giorni stare a Marrakech? Secondo me l'ideale sono 3 giorni per poter vedere tutto con calma, assaporare tutto con calma, ma non stressarsi dalla città, perché come vi dicevo la città è molto caotica, molto vivace, di conseguenza secondo me più di 3 giorni sono troppi. 3 giorni sono veramente l'ideale per restare soddisfatti e piacevolmente colpiti dalla città. Se invece avete qualche giorno in più da spendere in città, vi consiglio di fare una gita sui Monti Atlas, ad esempio. Ho visto qualche immagine e letto qualche recensione e deve essere molto interessante fare una gita su questi monti. Diversamente, se avete un pochino più di tempo, di andare a fare un'escursione sul deserto che non vedo l'ora di poter fare perché io amo letteralmente il deserto e quindi deve essere un'esperienza da fare lì in Marocco molto molto bella. Un piccolo appunto che vorrei fare alla fine di questo video è quello di prestare molta attenzione alle guide. Se voi decidete di affidarvi ad una guida per visitare la città e i suoi dintorni, vi consiglio caldamente di indirizzarvi verso una guida che abbia un riconoscimento ministeriale e quindi che abbia un proprio numero identificativo, in modo tale da non incorrere in possibili rischiose truffe. Anche se decidete di fare un fai da te e quindi di guardare tutto per conto vostro, mi raccomando, cercate di stare attenti quando girate per le vie della città e tendenzialmente di non ascoltare i consigli di persone che incontrate per strada. Un esempio, voi siete lì che state cercando di capire dov'è l'entrata di questo specifico sito e incontrate una persona che vi dice: "Ah, state cercando questa cosa, vi aiuto io, venite con me, tanto sto andando a casa e casa mia è di strada e vi accompagno." E lì scatta la truffa, tendenzialmente vi porteranno all'interno di un negozio nel quale pretenderanno che acquistiate qualcosa e questo qualcosa all'inizio vi diranno che costa 1 e poi quando vi faranno il conto sarà di 10. Quindi so che è brutto da dire, però tendete a non fidarvi e a dire: "No, no, so già cosa fare, so già dove andare, grazie mille, ma sono a posto così." Basta, questo è tutto. Se mi sono scordata qualcosa o se avete qualcos'altro da chiedervi, scrivetemelo nei commenti e io sarò contenta di rispondervi. Ciao, alla prossima. Ciao.